qui Mr. Helmet per Suomi con Miss Italia. Ciao cara. Ciao, un saluto a tutti. Volevo spiegarti che questo è il Suomi Vandal in calotte tricomposite, un casco da corsa, e tutti i piloti più importanti della Superbike lo usano, quindi volevo dirti... È un onore vedere, esatto, in prima persona. Questo l'abbiamo portato per te con le farfalline. Grazie. E quindi volevo che lo tenessi in mano. Grazie. Mentre io ti chiedo due cose. Grazie, gentilissimo. Senti, volevo chiederti, se tu dovessi disegnare un casco che sei, diciamo, che rappresenti la bellezza italiana come Suomi la rappresenta nelle corse, a cosa penseresti come grafica? Cosa ti piacerebbe di più? Beh, una volta, prima di diventare Miss Italia, ero un po' più non tanto leggera, nel senso teschi, cose varie, un po' più. Oggi invece ritengo che comunque farfallino, oppure cose un po' più soft, mi rappresentino di più, anche perché comunque Miss Italia deve rappresentare tutta l'Italia, la ragazza moderna, quella che oltre che seguire la moda tiene anche al suo aspetto, quindi alla classe. Quindi un po' di femminilità. Sì, è un po', tutti e due. Un po' di tricolore. A 18 anni non è che si è donne, quindi da stare rinchiuse, da stare tutte perfettine, penso, no? Sarei un'ipocrita, quindi sono una ragazza realista e cerco di viverlo. Senti, io prima di farti due domande, avevo pensato a un sacco di domande dispettose e cose cattive, però mi sono intenerito nel vedere... No, non te le faccio, perché sennò poi a parte mi sgridano, ma poi non riesco proprio, quindi volevo solo dirti se in moto ci vai, ci sei mai stata, ti piace... Sì, ti posso dire che la moto è stata sempre da piccola la mia passione e volevo andare sul motorino la prima volta, ma i miei mi vedevano magari in un paesino, quindi non era possibile, la gente poi parlava e quindi andavo sempre di nascosto. Poi a 14 anni, all'inizio delle scuole superiori, sai, facevo il giro sulle moto con gli amici, quando a un certo punto poi sull'uscio della porta mi aspettava mia madre tutta arrabbiata, scoprendo che avevano pubblicato una foto dove io ero in moto all'uscita della scuola, e quindi un orrore, proprio una cosa incredibile, una paura che mia madre non mi faceva più uscire di casa. Invece poi è andato tutto bene. Lo sai che non puoi fare la pilotessa perché sei troppo alta? Come che dici? No, per me non è un problema, ragazze alte, fatevi rispettare, basta dire che noi non ci dobbiamo limitare, questo non è vero. Miss Italia l'ho dimostrato io, quindi. Va bene, quindi vieni sulla moto con me? Certo. Noi andiamo. Ciao. Andiamo, ciao.